Bella a tutti quanti voi ragazzoli e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per aiutarvi a migliorare con le vostre squadre. Ne ho prese soltanto due perché nell'arco di questi ultimi 2-3 giorni me ne sono arrivate soltanto due rinnovate che erano già a posto da essere analizzate. Quindi prenderò queste due squadre appunto e poi vi farò vedere come ho potenziato ancora un pochettino la mia. Per la prossima settimana, ok ragazzoli, che faremo di nuovo un video del genere il lunedì, io vi invito a inviarmi le vostre squadre sul mio Instagram, DocD, esattamente come il canale. Me le mandate tutte quante lì e selezionerò 3-4 squadre delle vostre per aiutarvi a migliorare con le vostre squadre per lunedì prossimo. Anzi, magari lo facciamo prima del weekend, così appunto, essendo che la prossima settimana già siamo addirittura dei toti e cose del genere, aspettiamo poi i nuovi eventi per andare ad aiutarvi di nuovo, ok ragazzuoli? Detto questo, se vi piace questo genere di contenuti, un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale e ovviamente commentate quelle cose che volete vedere. Ho visto che comunque per la maggiore vorreste vedere una tier list dei CDC, quindi aprirò di nuovo un sondaggio per le tier list su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi e andate a votare anche voi che cosa volete o scrivetelo sotto nei commenti qua su YouTube. Bene, detto questo, direi che possiamo cominciare, ma non prima di dirvi anche di passare nel link in descrizione per tutti quanti gli altri social. Allora, detto questo, andiamo subito ad aiutarvi a migliorare con le vostre squadre. Andiamo con la prima squadra. Allora, la prima squadra è questa che mi ha chiesto di aiutarlo un attimino perché è rimasto un po' incastrato. Adesso, vedendo la squadra, capisco il motivo. Il motivo è che hai usato i Mascherano grado universale, appunto, l'hai addirittura gradato viola, quindi ne hai persi addirittura 4. Li potrai riprendere soltanto quando avrai un altro giocatore grado viola e potrai sopra il 90 e lui potrai mettere questo mascherano sopra per recuperare, diciamo, un po' la cazzata che hai fatto nell'andare a utilizzare un mascherano, oltretutto fuori ruolo in difesa. Dudek portiere, io va bene che è rosso, tutto quello che uno vuole, allenato pochissimo e anche abbastanza scarso, oserei dire. Non capisco il motivo e non capisco il motivo per cui molti di voi fanno questa cosa nei potenziamenti abilità, che posso andare a aumentare il potenziamento abilità, quello che ti aumenta di tantissimo le statistiche, vanno ad aumentare ancora un altro di quelli normali. Non ha nessun senso. Quando siete a grado rosso andate a potenziare il grado, quello più importante appunto, il potenziamento abilità più importante, non quello secondario di nuovo. Quindi un tot di cazzate, oserei dire. Appunto ho selezionato questa squadra proprio perché aveva un po' di difetti, per darvi anche un po' di contesti vari per andare ad analizzare le cose. Diciamo che il Dumfries va bene, perché appunto è gradato giusto, allenato, è un po' scarso di suo, però non è proprio il peggio che c'è. L'attacco va bene, già il centrocampo sono tutti giocatori comunque che usi. I Dudek non li hai neanche utilizzati per il Gerrard pioniere, quindi almeno vai a utilizzare i Dudek per Gerrard e Grealish pionieri o Estupiñán, così almeno da andarteli a potenziare. Ovviamente vai a togliere Mascherano, prendi un qualsiasi difensore, va benissimo al posto di Mascherano. Ti consiglio anche soltanto, appunto, essendo che hai Baresi, che comunque è piccolino, uno grosso, ti serve almeno un Rio Ferdinand, anche quello icona base, però togli quel mascherano per favore, poi metti qualsiasi cosa che non sia quello, ti prego, ok? Poi COC ovviamente fai l'evento di Zidane, hai tante cose da sistemare, proprio tante. Diciamo che appunto la cosa prioritaria sarebbe andare a togliere il mascherano e quel portiere orrendo, quindi vai a prenderti magari un Van der Sar, vai a togliere il mascherano, vai a portare uno dei tuoi giocatori 90 a grado appunto viola per poi poter utilizzare il tuo mascherano per poter gradare rosso per quel suddetto giocatore. Tra quelli che hai ti consiglio Garrincha o Puskas, ovviamente, che almeno poi li potrai anche rivendere per guadagnarci qualche credito fondamentalmente. Per il resto, allora, diciamo che i giocatori, quelli che non è scambiabili, e vedo, cioè immagino anche che non è che hai tantissimi crediti, vai appunto tienti Dumfries, tienti Estupiñán, Baresi, come anche Bellingham, Gerrard, Puskas, Garrincha e Grealish, ma Chong, Mascherano e Dudek sono le priorità assolute, perché sono delle carte orribili, cioè da tenere in campo, proprio non ha nessun senso. Cioè questo Mascherano, anche se gradato viola, fa veramente cacare. Poi hai veramente due veramente bassissimi in centro di difesa, praticamente ogni cross che subisci tu prendi gol. Infatti mi avevi anche scritto che hai dei problemi grossi nelle partite di confronto perché ti segnano dappertutto. Ci credo perché appunto con Baresi e Mascherano in difesa non hai nessuno che compensa, non sono neanche veloci, cioè capisci, fossero almeno velocissimi, ma neanche quello, quindi hai davvero un po' da lavorare sulla squadra.
Però le prime tre cose primarie, proprio in assoluto, sono Chong, Mascherano e Dudek. Assolutissimamente. Quindi questo è quanto per te. Andiamo ad analizzare una squadra un pochettino più forte per dare consigli, ovviamente, in modo differente. Allora, Shiko, non so, una bellissima squadra. Questo ragazzo, appunto, l'ho sfidato l'altro giorno nel confronto. In tre partite abbiamo fatto due pareggi e una l'ho vinta io. Devo essere onesto, è bello fortino, come infatti è arrivato anche 1.180.000 nel confronto. Non è male, non è male come player, infatti, ma anche la tua squadra è strutturata molto bene. Sei un 95, ma hai delle belle carte in posizione, prima cosa, e molto funzionali, seconda cosa, appunto un bellissimo Zambrotta qua ficcato, bello power, che non è per niente male, un Delict che io, come anch'io, ce l'ho in difesa, è davvero fortissimo Delict, quindi va benissimo. Hai un Vidic che è un altro anti-cross-spamming, quindi già a te fanno fatica a segnare di testa, ovviamente. Poi Van der Sar va benissimo, Goretzka che se uno vuole andare ad essere un po' più forte nelle CDC, diciamo, potresti andare a pensare a un Petit, puoi andare a pensare a Rijkaard, ma comunque Goretzka è uno dei più forti, quindi va benissimo anche se tieni lui. Però se vuoi andare a migliorare questa posizione, Petit, Rijkaard, poi ce ne sono un altro paio che sono leggermente più forti, ma non mi ricordo i nomi, però Petit già vai sul sicurissimo. E ovviamente da CDC si sta a potenziare i passaggi, ma è meglio, essendo che è un centrocampista difensivo centrale, quindi un difensore aggiunto, diciamo, o passaggio difesa. Diciamo che nel caso di Goretzka, essendo che non è proprio uno che imposta, che non ha già passaggi alti, andava bene difesa, così da renderlo effettivamente devastante in fase difensiva, e poi in fase di impostazione, con le statistiche che aveva, andava bene, anche perché comunque lui c'ha, no, c'ha tiro da lontano, ma vabbè, pensavo avesse lancio lungo, ma comunque va bene lo stesso in generale. 4-5, 3-5, è messo bene, ci sta. Però se vuoi andare a migliorare, un Petit, un Rijkaard, sicuramente. Rijkaard, io ce l'ho veramente devastante. A parte che l'hai visto anche in game, appunto, non faceva passare nulla e fa dei passaggi incredibili. Fa dei passaggi incredibili anche mettendoli. Io gli ho messo fisico, per esempio, a Rijkaard, perché così gli aumenta anche il dribbling e si muove un po' meglio. Anche perché lo utilizzo da CC nel confronto, e quindi ho dovuto fare quella scelta. Ovviamente dovete fare le scelte di potenziamenti e abilità anche in base a dove li utilizzate e come li utilizzate i giocatori, ok? Se tieni Goretzka, però, ti do un consiglio: allenalo almeno fino al livello 10-12, al 12 anche solo, così diventa già un bel po' più performante. Poi, De Jong mi dava un po' fastidio quando giocavamo, devo essere onesto, ma è più per le caratteristiche, per i passaggi, le varie cose. Però, appunto, come è successo durante la partita, durante una delle tre partite, una volta si è trovato davanti alla porta, questo De Jong ha tirato di sinistro, l'ha tirata completamente fuori. Una volta che l'ha tirata col destro anche bene, il mio portiere l'ha parata, perché i tiri di De Jong sono, no, veramente estremamente molto bassi. Cioè, appunto, non ha neanche 80 con un allenamento al 10 che ha dato Viola, quindi capite bene che non è che ha questo grande tiro. Quando si trova davanti alla porta, purtroppo fa delle sciocchezze, ok? Quindi non è bene, sicuramente non è bene. C'è sicuramente di meglio, ma già soltanto Bruno Guimaraes, per esempio, è già più forte, più completo. Però se vuoi uno un po' più offensivo, che è in grado di segnare, anche solo Paul Scholes, devastante, Paul Scholes, in fase offensiva, quindi difensivo è un po' pericolante, ma appunto dall'altra parte hai Gullit e comunque giochi con un modulo che c'è anche il CDC, quindi va bene che hai uno che spinge fondamentalmente. In attacco vedevo che comunque il problema era un po' più finalizzare, perché come ho detto anche nello scorso video, nel video precedente, gli AT hanno questo piccolo problema, che hanno dei potenziamenti e abilità un po' del cazzo, cioè nel senso, o li si va a migliorare solo tiri o solo fisico, però non diventano chissà che bestie. Magari la carta in sé sono forti, perché appunto questo Eusebio è forte, non è che non è forte come carta, è veramente forte anche in game. Però ho notato che comunque mettendo un attaccante da AT funziona meglio, perché comunque abbiamo lo stesso modulo. Io semplicemente ho Ginola messo lì al posto di Eusebio. Cioè, guardiamo, Eusebio è allenato al 12, ok, va bene, è grado Viola, ok, va bene.
Però se andiamo a guardare, adesso dopo farò vedere il mio Ginola e la mia squadra, appunto, perché è l'ultima che guarderemo, ci sono delle statistiche completamente differenti e in game si vedono e non poco. Il Chiesa alla destra davvero tanta roba, perché comunque è tanta roba, alla destra più forte ce ne sono poche, comunque c'è ovviamente George Best e altri pochi. Fondamentalmente Chiesa è uno di quelli molto molto completi che io consiglio tantissimo perché è davvero molto potente, quindi ci sta alla grandissima. Per quanto riguarda il Diogo Jota, anch'esso non è male, non è male, però vedi già, anche qua hai fatto una cazzata di mettere i potenziamenti abilità 1-1 come anche su altri giocatori che ho già visto prima. Meglio andare tutto su destrezza quando ce li hanno, destrezza, perché destrezza va ad aumentare il ritmo e l'agilità, quindi della reattività. L'agilità e reattività sono le statistiche che determinano uno come si muove e l'altro con la velocità con cui effettua le cose, quindi più agilità e reattività avete, più siete forti, cioè più il calciatore, più la carta è potente. Quindi fondamentalmente destrezza a livello 2-3 comincia ad essere veramente mostruoso a livello incredibile. Per migliorare, appunto, dovresti semplicemente cambiare Eusebio De Jong, secondo me, con, se vuoi, anche tanto un Paul Scholes. De Jong e Eusebio puoi anche prendere un attaccante in ruolo proprio. Per esempio, un Didier Drogba ci starebbe alla grande, ma ci sta anche alla grande un Eric Cantona 92 messo lì, pah, ti spacca i pianeti, perché lui fa anche poi la T, se non mi ricordo male, e spacca letteralmente il gioco, penalizzi molto di più e sono sicuro che comunque riuscirei anche a darmi un po' più fastidio. Il problema che a giocare contro di lui è stato che appunto stavamo tanto fermi a metà campo perché abbiamo più o meno lo stesso stile di gioco e quindi riuscivamo a interromperci perché riusciamo a prevedere quello che facevamo. È stato un po' un problema. Poi quando ho più o meno capito, ho cambiato stile di gioco, alla terza partita ho vinto 2-0. Però con lui magari se lo riusciamo a beccare là faremo anche qualche altra partita perché sono uscite delle belle partite comunque. Bella squadretta, hai giusto due o tre elementi da cambiare, però per il resto davvero very nice. Adesso, ragazzuoli, passiamo alla mia squadra. Dato che da un po' che non vi aggiorno, questa qui è la panoramica base della mia squadra. Nuovi pezzi? Sì, Georgie Best. Ragazzuoli, non ce l'ho fatta. No, non ce l'ho fatta. Ho dovuto per forza andare a comprare George Best. L'ho preso blu e l'ho gradato subito viola con il mascherano che avevo. Così ho già subito avuto un piccolo guadagno, ma neanche così esagerato, ovviamente. Questa è la squadra. Sono diventato un 98. Adesso vi mostro perché io dico che Ginola è devastante. Ok? Questo è quanto, raga. Cioè, un attaccante che ha questa velocità, questo dribbling e questo fisico con quel body weight, raga. Chi lo usa lo sa. Chi lo usa lo sa, è veramente baccato. C'è poco da andare lontano, ma anche dalla sinistra. Appunto, io lo utilizzo anche ogni tanto dalla sinistra quando magari voglio lasciare Ronaldo il fenomeno. Ok, attaccante, senza nessunissimo problema. Questa qui, appunto, è la formazione del Versus, come potete notare. E anche George Best, ragazzuoli, essendo che aveva la possibilità. Ok, allora, per esempio, prima avevo McManaman, ok? Che essendo un esterno destro non ha il potenziamento destrezza, ma bensì poteva potenziarsi semplicemente con dribbling. Quindi era diverso, era 110 di velocità con 121 di dribbling. George Best è 121 di dribbling con 118 di. Cioè, 121 di velocità e 118 di dribbling, scusate. Però ha effettivo, allo stesso livello, cioè allo stesso livello di grado, stesso potenziamento di allenamento, ha letteralmente 13 in più di tiro. 13. Cioè l'altro era 95, lui ha 108. Ok? McManaman gradato arancione, lui gradato viola. E questo quando parlo della differenza delle carte. Quando una è nettamente più forte dell'altra. E effettivamente George Best. Ho fatto tre partite ieri sera, in tutte le tre partite mi ha fatto almeno un gol e un assist. Ok? È letteralmente potentissimo, potentissimo, cioè è veramente baccato. Io veramente, cioè, solitamente lo so che Best è rotto, non pensavo fosse così rotto. Anche col mancino non si sente il 4 su 5 di piede debole, ve lo posso assicurare, ho fatto un botto di gol rientrando tirando a girello senza nessunissimo problema. Può farla alla destra, alla sinistra, alla destra, all'esterno destro. Una cosa incredibile ed emozionante. Adesso nel versus attacco io sto utilizzando questo e nella modalità allenatore come nella modalità anche H2H sto utilizzando questa formazione. Perché in questo momento, ragazzola, io ho rimesso Donnarumma perché in questo momento l'hanno potenziato. Non si sa per qual motivo, non si sa come mai, ma adesso para molto di più di prima. A discapito di Casillas.
che per quanto mi stava parando un botto sia nel versus attacco che nel confronto, è da un tot di giorni che non para più nulla. Stessa cosa anche più o meno per Van der Sar. Van der Sar ancora para, ma non para più come prima. Questo mi sta dando da pensare che molto probabilmente nell'evento Toti ci sarà delle carte icona, molto probabilmente di Van der Sar, Cech, Casillas, eccetera eccetera, perché se no non si spiega perché le altre carte stanno subendo un depotenziamento. Secondo me potrebbero arrivare quelle carte, sono quasi più che certo, sicuramente quella di Van der Sar più che sicuro, e anche quella di Casillas, penso di nuovo, se non Casillas, Cech, però hanno depotenziato un tot di portieri. Meh! Un po' un peccato, però Casillas in realtà è sempre abbastanza performante, tipo non lo sto usando più nella modalità versus per quanto sia forte, ma solo per il fatto perché Donnarumma mi dà l'uno in più di gen, cioè divento 98 con Casillas, adesso purtroppo divento 97, e quindi ho dovuto toglierlo anche da qui, anche se nell'effettivo, nel versus, mi parava di più, non ci posso fare niente. Ho dovuto tenere comunque coso perché da 97 passa a 98 e quindi giustamente nel versus ottiene un piccolo boost maggiore per la gen, e quindi ho fatto così. Al momento la mia squadra mi piace un sacco, mi trovo un sacco bene, riesco a giocare nel confronto sia con questa, sia con quella 4-3-3 offensiva, sia con quella 4-3-3 falso 9, senza nessunissimo problema. Mi trovo molto bene, secondo me ho fatto un bel lavoro, diciamo. L'unico che un po' cambierei è un po' Zanetti, perché porca di una miseria mi fa incazzare tutte le volte che c'è un calcio d'angolo e c'è un attaccante che viene marcato da lui e qualcuno se ne accorge e crossa lì, io prendo gol perché Zanetti non salta. Ma al di là di questo va tutto bene. Sì, potrei prendere, mi sembra Cancelo o qualcosa del genere come terzino destro, ma no, aspettiamo i toti e vediamo che cosa esce, anche perché vorrei un terzino destro tipo in stile Carlos Alberto, ok, o Zambrotta, ficcato lì, bello icona prime, bello bam bam bam, cazzuto nero e allegria, appunto, detto proprio sinceramente. Al momento, a livello di squadra, mi trovo da Dio, cioè, per quelli che dicono che R9 non è forte, io R9 lo uso così. Così, e segna, fa tutto quello che vuole, senza nessunissimo problema. Quindi, lì dipende sempre da come uno ci si trova, perché c'è gente che magari non riesce a non giocare con gente grossa, e gente che non ce la fa a giocare con giocatori tipo come Ronaldo e Ginola, che li trovano scarsi, e invece io li trovo assolutamente devastanti e buggati. Ma soprattutto Ginola, cioè Ginola è proprio una cosa fotonica, non ha nessun senso di esistere. Sto coso, appunto, a livello massimo, si è allenato a 30, ok, con grado arancione, sto a fare, diventa veramente un animale senza senso, infermabile, corre tantissimo allo stesso tempo a fisico, cioè è devastante, raga, cioè non è per qualcosa, ma giocatori così completi, lui, Cantona e pochi altri, appunto, quindi davvero devastante. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa cambiereste magari nella mia squadra, così facciamo anche una cosa un po' a rovescio, ok? E fatemi sapere cosa volete vedere nel prossimo video. Detto questo, ci troviamo domani con un nuovo video che sarà una tier, molto probabilmente, e lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale, passate al link in descrizione. Detto questo, a domani, ragazzi, ci troviamo sempre su qui, su Doc di Shasha.